Presentazione ufficiale questa mattina alla fabbrica del Carnevale dei bozzetti dei carri di seconda categoria. 4 in totale le nuove allegorie presentate dai carristi, che si aggiungeranno ad altre 3 già viste nelle precedenti edizioni, più i 4 carri di prima categoria che si trasformeranno in grandi palcoscenici. Tra le novità, il ritorno del pupo, ovvero la figura dell'anno che si è fatta più notare. Per questa edizione sarà il villano Scherzi di Mano. Dunque, la macchina del Carnevale di Fano è in movimento, seppur tra le difficoltà, per tornare ancora una volta a stupire i fanesi e i turisti con le opere allegoriche. L'evento, che inizialmente si doveva svolgere nel mese di luglio, si programma nei pieni giorni di Ferragosto, con 3 date, il 13, 14 e 15 agosto a Sassonia. A breve presenteremo il programma del Carnevale. La manifestazione inizierà alle 19 e terminerà circa alle 24. I 7 carri di seconda categoria sfileranno il 13 e il 14, circa alle 21.30, e i carri di prima categoria, che saranno in forma statica, comunque ospiteranno degli spettacoli, dei concerti, dei live, dei DJ set, quindi tanti carri, tutti protagonisti di questa 3 giorni. I bozzetti di questa edizione sul tema l'amor scortese sono stati presentati e realizzati dai 3 carristi Anna Mantovani, Luca Vassilic e Matteo Angherà dell'associazione Carnival Factory. Anna Mantovani, il carro Super Cali Friggili è l'opera che ha realizzato. Che cosa rappresenta? Il significato del carro è fondamentalmente la dea Cali fa del male per fare del bene. E allora questa cosa, studiando il personaggio, mi è sembrata abbastanza scortese, che poi dipende dai punti di vista. Altra allegoria è quella di Luca Vassilic con Love Diva. La figura del carro è composta da una drag queen e un cupido che si baciano, creando questo connubio appunto universale che vuole smontare ogni tipo di stereotipo e di barriera culturale che secondo me di questi tempi è andata un po' oltre. A chiudere Matteo Angherà con Freedom, qual è il messaggio che ha voluto esprimere in questo carro? Ho voluto affrontare il tema importante della libertà, però con uno spirito estivo, quindi più brasiliano, un carnevale brasiliano, con sfera di festa, colori vivaci, però un tema importante appunto, Freedom, declinato al mondo animale, se amiamo veramente gli animali li lasciamo liberi. Un altro collegamento importante che c'è nel carro è la libertà che abbiamo ritrovato noi dopo il lockdown, il periodo di lockdown, e quindi ho fatto questo parallelismo tra l'animale e l'uomo. L'animale esce dalla gabbia, l'uomo è uscito finalmente dalle case.